Allora eccoci, siamo in linea diretta chiaramente con il nostro preparatore atletico di fiducia, ricordo nonsolofitness.it per conoscere da vicino Pierluigi De Pascalis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Allora oggi parliamo con te Pier di allenamento funzionale ed esercizi da circo, perché questo accostamento? Sì, facciamo questo accostamento perché il lavoro funzionale, l'allenamento funzionale in questi anni, in particolar modo negli ultimi 2-3 anni, ha avuto una grande esplosione, una grande diffusione, e questo va assolutamente bene. Perché? Perché l'allenamento funzionale ci permette di avere tutta quanta una serie di benefici. Di cosa si tratta? L'allenamento funzionale, in qualche modo, per riprendere una frase che viene spesso utilizzata, allena il movimento e non il muscolo. Cosa significa? Che è un tipo di attività che dovrebbe prepararci soprattutto poi ad affrontare quella che è la vita di tutti i giorni, quindi rendere in qualche modo il corpo più pronto a rispondere anche agli stimoli esterni, quello che purtroppo tendiamo a perdere proprio a causa di una sedentarietà che è particolarmente diffusa. Quindi tutta quanta una serie di vantaggi, scusatemi, legato all'allenamento funzionale. Il problema è che, come tutte quante le cose, quando comincia ad avere poi un aspetto, una connotazione particolarmente vicina al marketing, si finisce con delle aberrazioni, quindi ci si affida probabilmente anche a degli istruttori che sono un po' improvvidi, anche un po' improvvisati, che cercano di tramutare tutto quanto quello che può avvicinarsi anche a una semplice destabilizzazione del corpo ad un lavoro di tipo funzionale. Anche, ripeto, le aziende che producono attrezzi molto spesso ce ne propongono alcuni che di funzionale hanno veramente ben poco. È un peccato perché il lavoro funzionale ha, ripeto, una serie di vantaggi infiniti, vantaggi non soltanto per quanto riguarda l'adattamento corporeo e quindi tutto quanto quello che è inerente anche alla preparazione atletica, il miglioramento del nostro aspetto fisico, l'accelerazione del metabolismo e quindi anche il consumo calorico, il dimagrimento, ottimi benefici sul sistema cardiocircolatorio, insomma un allenamento veramente a 360 gradi che ha ottimi vantaggi anche per quanto riguarda in realtà la concentrazione, le funzioni mnemoniche. È stato stimato che sia ottimale anche per ritardare quello che è il decadimento cognitivo nella fase adulta della vita. Quindi un lavoro assolutamente utile, ottimale, va benissimo la sua pratica, siamo semplicemente un po' più attenti però a chi ce lo propone e a come ce lo propone, perché tra allenamento funzionale, ripeto, e quelli che sono gli esercizi da circo, con tutto il rispetto con chi naturalmente nel circo ci lavora, c'è una grande differenza. Grazie Pier, al prossimo martedì, buona giornata. Alla prossima, buona giornata.